è la massima espressione di come si possa attuare nella quotidianità la legge 166 del 2016. Recuperare il cibo non è facile, perché il cibo non è tutto uguale, ci sono i prodotti a lunga conservazione e soprattutto i freschi, i freschissimi, pensiamo alla frutta, alla verdura e ai pasticcini. Questo progetto si integra rispetto alle tante attività che già a Varese vengono fatte, perché Varese è una città solidale, c'è chi recupera dai supermercati, dalle imprese di produzione. Con questo progetto si recupererà dai negozi di prossimità, quindi da tutti quegli esercizi commerciali che quotidianamente hanno in modo molto diffuso sul territorio delle piccole eccedenze alimentari che però sono preziose, perché recuperare il cibo fresco e freschissimo ha un altissimo valore culturale ma anche nutrizionale per le famiglie. E poi c'è anche un ruolo comunicativo ed educativo fondamentale. Finalmente si vedrà attraverso le tante persone, i tanti volontari, i cittadini, le associazioni sportive, i ragazzi degli scout dell'università, che fare politiche antispreco può essere un impegno di tutti. Noi siamo responsabili dello spreco perché lo facciamo a casa e nella filiera produttiva, ma possiamo anche fare la differenza con questi gesti.